Sono una trentina gli atleti toscani in partenza per le Olimpiadi di Tokyo e altri sono pronti per le Paralimpiadi. Il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, li ha salutati da Palazzo Strozzi Sacrati. I Giochi di Tokyo 2020 sono stati rinviati a causa della pandemia di Covid-19 e sono in programma dal 23 luglio all'8 agosto. A ogni atleta è stata regalata una bandiera biancorossa della Toscana. Perché se ci scappa qualche bel risultato, poterla vedere sventolare sarà una grande soddisfazione. È l'espressione di uno sport che in Toscana sta giocando un ruolo importante anche nel contesto nazionale e noi come Regione cercheremo di sostenerlo e di incoraggiarlo a partire da quello che poi è l'essenza dello sport, lo sport di base, la promozione tra i giovani, perché eh, coloro che poi vanno alle Olimpiadi sublimano il sogno di una vita, ma come una volta accadeva eh, fa sempre anche piacere vantare i trascorsi in qualche società sportiva toscana eh, sostenuta dall'entusiasmo, dalla passione dei suoi dirigenti e degli suoi animatori. Le qualificazioni per Tokyo non sono ancora concluse e altri atleti potrebbero staccare il pass per il Giappone. Alle Olimpiadi le province più rappresentate sono Firenze e Livorno con 8 atleti, Pisa 5, Siena 4, Lucca e Massa 2 e Pistoia 1. La Toscana è la quarta regione con più sportivi dietro a Lombardia, Lazio e Veneto. Dal 24 agosto al 5 settembre sono invece in programma, sempre in Giappone, i giochi paralimpici.